Ducati amiamo metterci in gioco e questa volta lo abbiamo fatto entrando in un segmento nuovo per noi, quello delle supermotard monocilindriche stradali. Riding means to challenge yourself. Riding means finding total control too. To me, riding means looking for emotions, to seek them anytime, anywhere, to go and get them. Riding means devoting your mind and your body, curve after curve, slide after slide, to get it wrong even, why not? To get back on track. What I feel? Well, I feel the freedom to be driving my own existence, to weigh all the options, to run them one by one. It's thinking about the here and now, not what will come. There's just no time for what will come. It's a bit like meditation, but with bated breath. Sometimes I feel like I'm going super fast, taking a million decisions every minute. At other times, I feel like I'm taking so many that I'm not actually taking any. I made a promise to myself, never stop feeling free. You know what I mean? Sometimes I ride to feel light as a feather. Sometimes to feel tough, swift, sexy, one of a kind. Every single day, I want to dare new ways, new roads. I feel like choking on adrenaline. I laugh, I cry out for something, for anything. Every day, I feel like I've never felt before. Every day, I try to run as fast as I can towards myself. That's what riding feels like. Sperimentare, innovare, accettare sempre nuove sfide. Tutto questo per regalare ai nostri appassionati emozioni indimenticabili, in sella moto unica. Per realizzare questa moto siamo partiti dal motore, perché come diciamo in Ducati, engine is the king. Il cuore della nuova Hypermotard 698 Mono si chiama Super Quadro Mono ed è il monocilindrico stradale più potente e con un regime di rotazione mai raggiunto prima in questa categoria. Ma non solo, la Supermotard secondo Ducati non poteva che essere equipaggiata di serie con un'elettronica che ti permette di imparare a guidare come un vero pilota da Supermotard. Per fare questa moto abbiamo utilizzato soluzioni tecniche derivate dal mondo della Panigale per motore, elettronica e ciclistica. Il risultato è una supermotard dotata di grande agilità e una precisione di guida da sportiva, con un motore che allunga come nessun altro. Il superquadro mono da 659 cc è il più sofisticato e prestazionale dei monocilindrici stradali mai realizzati. Derivato dal bicilindrico della 1299 Panigale, ne eredita il carattere racing e il sistema desmodromico, che permette di raggiungere elevati regimi di rotazione utilizzando leggi di alzate e spinte con valvole di grandi dimensioni. Il risultato sono lunghi davvero emozionanti fino ai 10.250 giri di limitatore. Non c'è nessun altro motore monocilindrico in grado di raggiungere questo regime. Ma non solo, il Superquadro Mono sviluppa anche la potenza più elevata del suo segmento, con ben 77,5 cavalli a 9.750 giri, con una coppia di 63 Nm, 8.000 giri. E se non fosse abbastanza, per chi guida la moto in pista, è possibile aumentare questi valori montando lo scarico Racing Terminioni. In questo modo la potenza aumenta di 7 cavalli e la coppia di 4 Nm. Inoltre, si riduce il peso della moto di 1,5 kg. Per chi invece guida la moto su strada, ma non vuole rinunciare allo stile racing, sono disponibili silenziatori omologati Terminioni con camicia in titanio. I possessori della patente A2 potranno godersi l'Hypermotard 698 Mono nella versione a potenza limitata a 35 kW. L'abbiamo sviluppata senza rinunciare al divertimento. Il nome Superquadro deriva dal rapporto estremo tra lesaggio e corsa, che permette di raggiungere elevati regimi di rotazione.
Si chiamano così i motori delle nostre panigale bicilindriche. E il nuovo Mono deriva direttamente dal motore della 1299 panigale, da cui eredita la termica, cioè il cuore, ovvero dove nasce la potenza. In comune ci sono il pistone di tipo racing da 116 mm di diametro e il disegno della camera di combustione. Questo alesaggio rappresenta un valore record per un monocilindrico di produzione ed è abbinato ad una corsa ultra corta di 62,4 mm che porta ad un rapporto estremo tra alesaggio e corsa. Il Mono eredita dal motore della bicilindrica Superbike anche le grandi valvole di aspirazione in titanio da 46,8 mm di diametro e quelle di scarico in acciaio da 38,2 mm e ovviamente anche il sistema desmodromico. Noi ducatisti lo chiamiamo Desmo ed è l'unico sistema meccanico che consente di raggiungere questi regimi di rotazione con valvole di grandi dimensioni. È talmente efficace che lo usiamo anche sulle nostre MotoGP. Nel progettare questo motore abbiamo scelto materiali raffinati per ogni componente. Ad esempio, la canna del cilindro è in alluminio anziché in acciaio e deriva da quella della 1299 superleggera. E i coperchi di alternatore, frizione e testa sono realizzati in lega di magnesio. Il nuovo Mono è un riferimento anche per il contenimento delle vibrazioni. Il superquadro Mono ha infatti le forze di primo ordine completamente bilanciate grazie a due contraldere di equilibratura posizionati nel carter. Questi contribuiscono a ridurre sensibilmente le vibrazioni, soprattutto su manubrio e pedane. La trasmissione è un altro componente di ispirazione racing. Nel superquadro Mono la rapportatura del cambio è modellata su quella della Panigale V4, con una prima marcia lunga per affrontare le curve a bassa velocità, sfruttando al massimo la spinta del motore in uscita. Sull'Hypermotard 698 Mono abbiamo montato una compatta frizione multidisco in bagno d'olio servo assistita, comandata da una pompa radiale e dotata di antisaltellamenti in scalata. È sviluppata e tarata appositamente per agevolare la derapata e l'ingresso di curva. Essenzialità, leggerezza e aggressività sono questi gli elementi dello stile Motard e con Hypermotard 698 Mono abbiamo voluto combinarli con pulizia delle linee e cura delle superfici tipiche del design Ducati. Il risultato è una moto snella e slanciata. Le sovrastrutture ridotte al minimo comunicano immediatamente la sportività Ducati ed esaltano lo sviluppo verticale del nuovo superquadro Mono. La sella alta e piatta, il parafango anteriore alto, la coda affilata e le tabelle portanumero posteriore sono tutti elementi che confermano lo stile da supermotard. In linea con lo stile Ducati abbiamo interpretato lo stile Motard con i cerchi Lega 5 razze con disegno Y, unendo il look sportivo al vantaggio della leggerezza. Altro elemento di unicità sono i doppi silenziatori montati in alto a lato della coda, elemento distintivo della famiglia Hypermotard e anche di Supermotard a gara. Il proiettore a LED super compatto integra la funzione DRL con profilo luminoso a doppia C e rende l'Hypermotard 698 Mono una moto che non passa inosservata. La stessa fiamma luminosa la troviamo nella luce di posizione posteriore. L'Hypermotard 698 Mono è una vera fan bike. Questo tratto distintivo della sua personalità è ancora più evidente nella versione RVE con livrea dedicata a graffiti. Questa colorazione è stata realizzata con l'obiettivo di ottenere una grafica raffinata e complessa che si ispira alle opere di street art. La grafica ricopre l'intera moto, creando così un effetto finale paragonabile a quello di un aerografo. Nella versione standard, l'Hypermotard 698 Mono si distingue per l'essenzialità delle plastiche rosso Ducati. Quando si realizza una Supermotard, così come una moto sportiva,
La chiave è la leggerezza. Per questo abbiamo progettato Hypermotard 698 Mono, lavorando per ottenere un peso in ordine di marcia il più ridotto possibile, ovvero 151 kg. Il telaio è a traliccio in tubi di acciaio a spessore e sezione differenziate. Al posteriore troviamo un forcellone bibraccio fuso in alluminio, di soli 3,9 kg, in grado di massimizzare la rigidezza e minimizzare il peso. La sua lunghezza di 572 mm ha permesso di contenere l'interasse in 1443 mm a favore della maneggevolezza. L'Hypermotard 698 Mono unisce la vocazione al divertimento nella guida, tipica di una supermotard, al comportamento rigoroso dell'anteriore, come sulle super sportive Ducati. Ci siamo concentrati sulla precisione e feeling dell'avantreno, lavorando su tre aspetti diversi: la combinazione fra geometria di sterzo e interasse, bassa inerzia della ruota anteriore grazie a cerchi in lega e disco anteriore con flange in alluminio, e distribuzione pesi con maggiore carico sull'anteriore rispetto alle altre moto del segmento. Il vero tratto distintivo del carattere della nuova Hypermotard 698 Mono arriva direttamente dal DNA sportivo Ducati. Un'attitudine al divertimento 100% Motard, ma con una precisione all'anteriore unica per la categoria. Fra i cordoli questa moto regala un feeling di guida davvero sportivo. In città ogni spostamento diventa la parte più divertente della giornata. La ricerca della massima leggerezza è stata l'obiettivo del lavoro su tutta la ciclistica, a partire dalle masse non sospese. I cerchi, fusi in lega d'alluminio, permettono la riduzione del peso di 0,5 kg rispetto ad un analogo set di cerchi a raggi e garantiscono una precisione di guida superiore. La moto è equipaggiata con i Pirelli Diablo Rosso 4. Al posteriore si è scelto un 160-60, la misura ideale per esaltare le doti dinamiche dell'Hypermotard 698 Mono. All'anteriore, il disco freno da 330 mm ha la stessa dimensione di quelli utilizzati sulla Panigale V4. È stato sviluppato da Brembo appositamente per la 698 Mono e ha la flange in alluminio che riduce il peso del 17% rispetto a un disco con campana in acciaio. Completa l'impianto una pinza M4.32 azionata da una pompa radiale, entrambe Brembo. La forcella Marzocchi con steli rovesciati e foderi in alluminio da 45 mm con i suoi 8,1 kg è un altro elemento che contribuisce a contenere il peso complessivo della moto. La forcella è completamente regolabile, così come l'ammortizzatore posteriore Sax, che lavora accoppiato ad un link progressivo. Le tarature dell'idraulica, sia di forcella che di ammortizzatore, sono velocemente modificabili tramite registri esterni. L'Hypermotard 698 Mono ha la tipica posizione di guida da motard. La sella è piatta e stretta, per agevolare i movimenti del corpo e delle gambe. Il manubrio in alluminio a sezione variabile è largo e regolabile su due posizioni. Tra gli accessori Ducati Performance non potevano mancare la sella bassa e il kit sospensioni ribassate. Le pedane hanno un disegno in grado di offrire un elevato grip una volta rimosso l'inserto in gomma, grazie ad una specifica lavorazione del bordo che aumenta la presa sullo spigolo. Per avere un grip ancora maggiore, sono disponibili come accessorio Ducati Performance le pedane in alluminio ricavate dal pieno. L'attento studio del triangolo ergonomico e della ciclistica permette all'Hypermotard 698 Mono di essere guidata sia con stile tipicamente motard, sia col ginocchio a terra. Dipende solo da voi. Il pacchetto elettronico dell'Hypermotard 698 Mono comprende molti dei contenuti già presenti sulla Panigale V4. Abbiamo però sviluppato strategie inedite per ABS cornering e Ducati Wheelie Control. L'obiettivo è sempre lo stesso: amplificare il divertimento di guida. E con l'Hypermotard 698 Mono i meno esperti potranno avvicinarsi alla guida motard con la sicurezza di poter contare su un'elettronica raffinata.
La moto ha 4 riding mode disponibili: Sport, Road, Urban e Wet, personalizzabili dal pilota. Il tutto è gestito dalla strumentazione LCD da 3,8 pollici con caratteri bianchi su fondo nero, per garantire la leggibilità delle informazioni. Come sulla Panigale V4, anche sull'Hypermotard 698 Mono sono presenti l'indicazione di cambio marcia e del raggiungimento del limitatore. L'Hypermotard 698 Mono è la prima Ducati ad avere 4 livelli di ABS. In 2 di questi abbiamo integrato lo Slide by Brake, un dispositivo che tramite l'uso del freno posteriore permette un ingresso in curva in derapata sicuro e ripetibile per un uso di guida sportiva in pista. Con l'ABS impostato a livello 3, quando si utilizza il freno posteriore nelle staccate più aggressive in pista, lo Slide by Brake si attiva permettendo alla moto un angolo di imbardata contenuto e più facile da gestire. Basta frenare, iniziare l'inserimento in curva e al resto pensa all'elettronica. Questo livello è stato sviluppato per i piloti meno esperti che in pista vogliono iniziare ad avvicinarsi alla guida di traverso in ingresso di curva. Con questo livello di Slide by Brake, le derapate del posteriore diventano così facilmente controllabili, lasciando spazio solo al divertimento. Quando invece l'ABS viene impostato a livello 2, lo Slide by Brake consente un angolo di intraversata più ampio e derapate più accentuate fino al centro della curva. Questo livello è stato sviluppato per l'utilizzo sportivo in pista per coloro che già hanno esperienza con la guida in derapata, ma vogliono poter contare sulla sicurezza offerta dal sistema ABS. Per i piloti più esperti, che invece vogliono gestire in autonomia la derapata in ingresso di curva in pista, è disponibile il livello 1 in cui l'ABS, non cornering, è attivo solo all'anteriore. Infine, l'ABS dell'Hypermotard 698 Mono ha anche il livello 4, sviluppato per le situazioni di poca aderenza e garantisce la massima stabilità e sicurezza. È associato di default al Riding Mode Wet. Per l'Hypermotard Mono abbiamo sviluppato 4 livelli di wheelie control. I livelli 4, 3 e 2 garantiscono la massima accelerazione fuori dalle curve, minimizzando il sollevamento della ruota anteriore. Il livello 1 invece è stato sviluppato per l'utilizzo in pista e permette il sollevamento controllato dell'anteriore, massimizzando sia performance che divertimento. Inoltre, esclusivamente per un uso in pista, è disponibile come accessorio un software Ducati Performance per il Ducati Wheelie Control. Questo contenuto prevede un'ulteriore strategia di assistenza all'impennata chiamata Wheelie Assist. L'elettronica assiste il pilota nell'eseguire e mantenere un'impennata prolungata, regolando mediante la coppia motore erogata l'angolo di impennata. L'Hypermotard 698 Mono è una fun bike, facile da guidare, divertente e con un grande stile. Per questo motivo abbiamo realizzato una linea di abbigliamento dedicata. La giacca Overlay Yo è il capo principale della collezione, con un design contemporaneo e inedito, realizzato in collaborazione con Drudy Performance. Abbina un tessuto esterno trasparente ad una rete 3D termoregolante. Questa giacca, super versatile, prodotta da Speedy Sport, può essere connessa a un corpetto protettivo per l'utilizzo in moto. La collezione è arricchita anche dalla felpa, certificata per l'utilizzo in moto grazie ai rinforzi in tessuto tecnico e alle protezioni CE su spalle e gomiti. L'abbinamento perfetto è con il casco dedicato dal look Supermotard, aggressivo e dalla spiccata personalità. La collezione comprende anche gli stivali tecnici specifici per la guida motard e le scarpe sportive pensate per l'uso quotidiano della moto. L'Hypermotard 698 Mono è una moto dal carattere sportivo, ma chi volesse ancora di più può attingere dal catalogo Ducati Performance. Oltre agli scarichi e terminioni, sono disponibili componenti in fibra di carbonio, protezioni per il motore o anche accessori in alluminio ricavati dal pieno per l'utilizzo in pista. Basta andare su ducati.com e configurare l'Hypermotard 698 Mono dei propri sogni. A questo punto non resta che salire in sella. Il divertimento è assicurato.
Il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi modelli Ducati non finisce mai. Le possibilità sono infinite, perché nella storia che un pilota e la sua Ducati possono scrivere insieme, il limite è solo la passione. La storia che vogliamo raccontarvi continua